Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un altro plugin, sempre all'interno della suite di Magic Bullet di Redjant, che serve per andare a interagire appunto sul color grading dei nostri video. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Adobe Premiere, io ho importato questo video di esempio. E quello che andremo a fare ora appunto è applicargli il plugin Mocro 2 del pacchetto di Magic Bullet di Redjant. Quindi andiamo in effetti, andiamo a scrivere Magic Bullet, come vedete sotto effetti video RG Magic Bullet appunto Redjant, e andiamo a prendere Mocro 2 e lo portiamo sulla clip, o lo portiamo direttamente appunto sulla clip del video. Oppure, come preferisco fare io di solito, vado a fare un nuovo livello di regolazione, faccio ok, lo porto al di sopra della mia clip, vado a prendere l'effetto e lo porto sopra al livello di regolazione, in modo che il nostro video rimanga sempre originale. Quindi, una volta applicato, se noi già andiamo a fare un prima e un dopo, come vedete, un po' c'è andato a cambiare la tonalità del nostro video, e come possiamo vedere qui nel pannello degli effetti sotto appunto Mocro 2, possiamo andare a scegliere innanzitutto in footage se video, quindi ce lo lascia in video normale, se flat, log o log pro. Se noi andiamo a fare log, che è il formato di registrazione che hanno ormai moltissime fotocamere di ultima generazione, se noi andiamo appunto, ripeto, a fare il formato log, come vedete ci va a modificare la nostra immagine. Ovviamente in questo caso risulta molto scura. Possiamo comunque andare sempre a andare a aprire sotto la voce Moco, come vedete, se possiamo andare ad aumentare o a diminuire appunto l'effetto che ci è andato ad applicare. Stessa cosa possiamo fare con la tinta. Possiamo andare anche qui a modificare a nostro piacimento la tinta del nostro effetto. Come vedete, così lo rende più freddo, così rimane un po' più scuro, un po' più caldo. E tutti questi parametri ovviamente possono essere modificati a nostro piacimento. Ad esempio, si può andare ad aumentare leggermente la nostra luminosità. Io la tinta la torno a portare comunque a 0, quindi gli vado a dare 0. Stessa cosa qui, possiamo andare a sistemare ulteriormente le nostre ombre e i nostri punti scuri appunto del nostro video. Abbiamo la vignettatura, possiamo andare ad aumentare. Come vedete, ci va a aumentare la vignettatura oppure andarla ad annullare qualora non ci interesse, e via dicendo. Anche qui abbiamo la correzione, l'esposizione, quindi possiamo andare ad aumentare o diminuire la nostra esposizione. Anche qua, se farlo più sul caldo o più sul freddo, a seconda appunto delle nostre necessità. Qui andiamo a interagire sul verde e il magenta, sui gialli e sul rosa, e qui, come vedete, ci dà skin overlay. Quindi qua possiamo andare a, qualora abbiamo l'immagine di una persona in faccia, possiamo andargli a dire appunto di selezionare il tonalità della pelle della persona in modo che non venga alterata più di tanto. Quindi tutti questi parametri sono altamente personalizzabili, ma se noi andiamo su preset, come vedete, abbiamo già diversi preset all'interno. Quindi se andiamo a mettere Moco ci viene come prima. Possiamo andare a mettere light, come vedete ci va a accentuare le luci all'interno del nostro video. Abbiamo mucho, che bene o male è uguale a Moco, cambia poco.
Insomma, qui abbiamo vari preset che, come vedete, ci va a cambiare al di sotto tutti i parametri a seconda appunto del preset che andiamo a scegliere, e scegliendo o il preset all'interno appunto della voce preset che ha già integrato Moco, o andando a manualmente a sistemare i nostri parametri, possiamo andare a fare un color grading veramente personalizzato. C'è anche il bianco e nero volendo, e andare a creare appunto il nostro video come meglio crediamo, per andare ad accentuare di più, in questo caso magari le parti in luce, lasciando molto più scure le parti scure. E insomma, bene o male, come tutte le cose, è molto personalizzabile e va a gusti personali. Quindi io ora vado a fare un preset personale, in modo da ottenere bene o male questo risultato finale. Quindi questo è il risultato finale, questo era il nostro prima. Come vedete, va a cambiare totalmente il nostro color grading. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studiomeno72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!